Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno anche a Marco. Buongiorno Damiana, buongiorno gli ascoltatori e le ascoltatrici. Non sei un po' triste? La nostra ultima puntata? Abbiamo detto la nostra ultima puntata, però mi raccomando, perché tutte le puntate le trovate anche sul nostro sito radiocittadelcapo.it nella pagina di Pensate, che potete anche andare a recuperare quelle che vi siete perse, così ripartiamo da ottobre che siamo tutti a pari. Niente spoiler, No, però anche se qualcuno viene rimandato durante l'estate, prima di ottobre ha tempo di rifarsi studiando le vecchie puntate in podcast. Eh sì, è vero, è vero. E allora, anche per rimanere in contatto con noi, questa mattinata che andrà avanti fino alle 8:15, quando poi faremo la rassegna stampa locale, vi do i nostri contatti, perché stamattina ci potete scrivere con un sms o un messaggio WhatsApp al 348-7649-289, la mail come sempre è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma ci sono sempre anche i nostri social network che potete utilizzare anche quando non siamo in onda. Anche chi ci ascolta da Roma o da Verona ci ascolta in differita. Diamo già subito un appuntamento, perché noi ci vedremo anche di persona, e sono invitati i bolognesi ma non solo, ci vedremo il 5 luglio per una puntata speciale di Pensatech. Open air, diciamo all'aperto. A vostro rischio e pericolo è vederci. Ci potrete vedere di persona, potrete vedere qualche nostro ospite, e abbiamo detto dove? Allora, 5 luglio all'SR dei Giardini Margherita, all'interno della rassegna di Kilowatt Estate. Non sarà l'unica, pensate, che il programma che andrà live alle serre dei Giardini Margherita. Ci alterneremo un po' per tutto luglio, forse anche qualche domenica di agosto, appunto la domenica sera alle 18, Radio Città del Capo in fuori onda, possiamo dire, in onda live. Cos'altro potremmo dire, Marco, allora, in attesa degli aggiornamenti del giornale radio delle 8? C'è qualche novità in realtà nel mondo del tech in questo inizio estate? Allora, tanto per cominciare, Gmail, che ha fatto quello che pare essere una magia, no? Che magia non è, chiaramente, però è la risposta al desiderio di tutti quelli che cliccano invio e poi dicono «No, cosa ho fatto?». Esatto, sembra che nei prossimi 30 secondi dopo che tu hai mandato un'email dici no cacchio non volevo mandarlo, oppure ho fatto un erroraccio tremendo, volevo correggere eccetera, si può creare un meraviglioso, miracoloso pulsante che fa annullare l'invio dell'email. Ovviamente questo è tutto un trucco, nel senso che la mail viene effettivamente inviata 30 secondi dopo. In realtà la tempistica credo che sia impostabile, non so fino a quanto. No, nella versione beta era impostabile, adesso pare che sia fissa a 30 secondi. 30 secondi, quindi arriva 30 secondi dopo, però avete 30 secondi per pensarci. Beh, questa roba qua, se non so te Damiana, ma a me assomiglia un po' alla doppia spunta azzurra di WhatsApp. Diventa un po' paranoia. Diventa paranoia. Ricade nella paranoia. Assolutamente, assolutamente. Cioè tu immagini che poi correggi l'email che non hai inviato in quei 30 secondi, la invii, poi dici no aspetta che forse è meglio se cambio ancora, e li ristoppi ancora, cioè è un processo che potenzialmente ti fa sì che non invierai mai nessuna email. I perfezionisti smetteranno di inviare le mail. Io mi immagino già i titoli dei giornali: 2127, 14 marzo, Damiana Aguiari è ancora lì che deve mandare la prima email ormai dal luglio del 2015. Ed è ancora lì in attesa. Che
altro, che altro possiamo dire? Beh, l'avete sentito in tutti i GR che in Francia la questione Uber sta diventando letteralmente incandescente. Insomma, gran dibattito c'era stato anche qua, sì. C'era stato in particolare a Milano, dove in realtà Uber ha preso realmente piede, a Bologna possiamo dire che non c'è di fatto. In effetti, Milano, ci ricordiamo, l'anno scorso e due anni fa ci sono state, l'anno scorso in particolare, ci sono state manifestazioni, scontri, insomma, però lì almeno sono volate parole pesanti, accuse incrociate tra tassisti e allora l'amministratore delegato di Uber Italia, però in tutto sommato nella civiltà, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo invece in Francia dal punto di vista degli scontri, dove appunto vengono bruciate auto, insomma c'è un po' di guerriglietta. Tra l'altro proprio qua a Bologna il weekend scorso, se non erro, c'è stato anche un incontro in realtà tra l'amministratore delegato italiano di Uber e Cotabo che fa parte di Legacoop, quindi un incontro di confronto era stato annunciato, poi non so poi com'è andata, non credo che siano arrivati alle mani. Di fatto Cotabo, nel senso, parlando di digitale, tiene la linea del vabbè, ma l'applicazione ce l'abbiamo anche noi. Forse non basta, ma questo è al di là del caso specifico, che si tratti della mobilità urbana attraverso l'auto, che sia il taxi piuttosto che l'auto Uber, è uno degli scontri davvero forti di questo momento tra digitale e analogico, verrebbe da dire, no? Da una parte un sistema economico che si regge su un sistema chiuso che rimane tale da molti anni, e dall'altra parte un'applicazione, come dicono gli americani, disruptive, rivoluzionaria, che in qualche modo sembra dare la possibilità, o almeno illude di dare la possibilità a tutti di diventare per velocemente dei tassisti urbani. Qui innovazione contro uno status quo, insomma, è chiaro che da tutte e due le parti ci sono delle ragioni anche economiche che hanno senso e che sono, come dire, ampiamente dibattute nei dibattiti, come sta succedendo anche in Francia. Vedremo come va a finire, insomma. Sì, anche perché appunto si cambia un sistema ed è veramente, veramente difficile far crollare quello vecchio senza un progetto, senza forse dare una garanzia anche a chi invece il lavoro l'ha sempre fatto in maniera diversa e ci ha anche investito in questa maniera diversa. Ed eccoci qua, allora questa mattina vogliamo parlarvi di città intelligenti. Come diceva Marco, chissà se poi anche gli abitanti lo saranno. A domanda legittima, insomma, la smartness è transitiva oppure no? Ma se è intelligente il mio cellulare, poi lo divento anch'io? Insomma, città intelligenti, smart city, ne abbiamo già parlato in una puntata di Pensate, che qualche tempo fa dicevamo appunto la cosa interessante di questo concetto è che cerca di mettere insieme due visioni, quella del digitale, quella dell'innovazione tecnologica, ma anche quella di una più attenta considerazione dell'ambiente, dei problemi ambientali, ma anche di una mobilità più sostenibile. E, diciamo, una gestione che dovrebbe essere più accorta grazie alla tecnologia. E per questo si sono inventati un termine che è Smart City. E allora, noi per parlare di questo abbiamo un ospite al telefono. Lui è Gigi Cogo, è docente di social media all'Università di Venezia, è uno che sulle Smart City, insomma, si è fatto sentire più volte. Buongiorno Gigi Cogo. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno, io vi faccio subito una domanda così a bruciapelo, no? Abbiamo visto questa idea di Smart City, insomma se ne parla da molto tempo, ma dentro a questa etichetta ci abbiamo messo poi qualcosa di concreto oppure no? Bella domanda, in effetti Smart City sostanzialmente è un contenitore, la parola esatta è un contenitore, purtroppo è un contenitore sul quale, anzi dentro il quale ultimamente sono state messe tutte le speranze,
speranze che sono legate a nuove opportunità che la tecnologia, spesso quasi solamente la tecnologia, e forse questo è l'errore fondamentale, la tecnologia tende a offrire, no? Quindi appena c'è qualcosa di nuovo, chiamiamolo sostanzialmente dati piuttosto che internet degli oggetti, piuttosto che sensori, piuttosto che qualsiasi cosa nuova, anche i social media, tutto lo buttiamo dentro la Smart City, facendo poi una bella miscela con la centrifuga, dovrebbe uscire un prodotto finale. Non è così, sostanzialmente non è così, e purtroppo questo ha generato troppe speranze, spesso molta confusione, e soprattutto, diciamo, si è perso di vista un obiettivo. L'obiettivo principale, che prima voi ascoltavo le vostre premesse, avete colto, no? Per fare una città intelligente, cioè per renderla intelligente, c'è bisogno soprattutto dell'intelligenza dei suoi abitanti, quindi della comunità. E poi soprattutto rispetto al tema generale, che comunque come paradigma si è discusso in questi anni, va fatto un rilievo che secondo me è importantissimo e che spesso sfugge in Italia. Sulle smart city c'è un problema di scala. Essendo le smart city sostanzialmente la risposta a un problema, che è un problema legato alla qualità della vita delle grandi città, diciamo che sostanzialmente questo tipo di risposta è stato provato su città che hanno milioni e milioni di abitanti, parlo dai 15 in su. In Italia si è calato lo stesso tema con le stesse problematiche su cittadine, perché noi abbiamo cittadine, molto, non so se lo sapete, ma in Italia sopra i 200.000 abitanti ci sono solo 14 città. Quindi una scalabilità, insomma, diversa rispetto a quella di altri paesi. Ma ecco, Digicogole, vogliamo far sentire un piccolo progetto di cui abbiamo avuto notizia in queste settimane. Sì, di fatto, appunto, dicevamo, la parte tecnica della città, la città intelligente, quella che utilizza anche magari i propri sistemi di illuminazione, perché diventino sensori, è una delle aziende che fa questo, è la Umpi Elettronica, un'azienda riminese che ha brevettato proprio un sistema per fare questo, cioè per usare gli impianti di illuminazione per creare una rete di informazioni a livello capillare. Adesso, sono due gli esempi maggiori di applicazione che sono stati riconosciuti in questi anni qua in Italia. Uno è la prima piazza ecosostenibile a Torino, che è Piazza San Carlo, l'altra è l'Arena Intelligente di San Benedetto del Tronto, intelligente perché unisce applicazioni sportive a invece sia un sistema di videosorveglianza che una colonnina per la ricerca, per la ricarica dei mezzi elettrici, pannelli informativi, insomma mettere insieme tutte queste questi vari aspetti. Noi abbiamo parlato con Marco Ghetti, che è ingegnere proprio della Umpi Elettronica, e gli abbiamo chiesto appunto che quali sono gli elementi perché funzionino questi dispositivi. L'internet delle cose esterne è una modalità di approccio, diciamo lo sviluppo di quello che è la città intelligente, è la connessione di tutti gli oggetti che si trovano all'esterno con tecnologie proprie di internet, quindi sfruttando reti eterogenee, sfruttando reti con tecnologie differenti tra di loro. Basandoci sul fatto che l'illuminazione esterna è la rete più capillare e più presente in tutti i territori urbani, noi abbiamo sviluppato una serie di prodotti che trasformano la rete di illuminazione pubblica in una rete dati in grado di interconnettere queste cose esterne, quindi tutta una serie di sensori e di attuatori, di oggetti che sono nell'ambiente urbano. Si va dal controllo ambientale, quindi dal monitoraggio dei parametri ambientali, dei parametri meteorologici, alla gestione intelligente delle luci, alla sicurezza, alla sorveglianza, all'infomobilità. Diciamo che in generale le applicazioni sono le più disparate. Soprattutto le necessità delle pubbliche amministrazioni sono sulla sicurezza del cittadino e dell'ambiente esterno, dell'ambiente urbano, e sulla comunicazione verso i cittadini stessi. Ecco, vi sembra che questa sia stata la necessità più richiesta da parte delle città? Le chiedo perché in realtà probabilmente è anche una delle tematiche più controverse, insomma parliamo anche di privacy. Allora, da una parte l'esigenza di sicurezza è quella che
tutti i cittadini manifestano sempre più spesso e sempre più frequentemente, e le città, le amministrazioni raccolgono questa esigenza dei cittadini. È chiaro che il tema della privacy è un tema scottante, ma oggi ci sono comunque telecamere e sistemi che sono compatibili con ciò che è la privacy, con tutte le norme sulla privacy, ma che consentono di aumentare il livello di sicurezza degli abitanti delle città. Qual è la differenza con le telecamere già esistenti di videosorveglianza? La possibilità di applicarle agli impianti di illuminazione pubblica, di sfruttare delle linee esistenti, delle linee elettriche esistenti come sistemi di comunicazione. È molto più veloce, molto più semplice ed economico da implementare rispetto a un sistema tradizionale, e rispetto appunto ai sistemi tradizionali può anche interagire con tutto ciò che sono gli ambienti esterni, quindi con le luci, con le barriere delle ZTL, con i dissuasori, con i motori per esempio delle pompe dei sottopassi per evitare gli allagamenti e così via. Quindi c'è un meccanismo di ritorno che permette alle informazioni rilevate appunto dalle telecamere e dai sistemi classici di essere riutilizzate direttamente sul territorio. C'è però un intervento umano a monte rispetto ai dati che vengono trasmessi? C'è un intervento umano che è sicuramente un intervento di supervisione e di monitoraggio, ma in realtà c'è un grande livello di automazione, per cui non ci saranno mai decisioni totalmente automatiche in generale, perché la sicurezza della totale automazione a mio parere non esiste. È chiaro che nel momento in cui io rilevo che c'è per esempio un allagamento, c'è una situazione di criticità sul territorio, da una parte invio un alert, un avviso direttamente alle persone incaricate, alle forze dell'ordine, dall'altra parte però ci sono una serie di azioni che posso compiere in automatico sul territorio, quindi alzare per esempio l'intensità delle luci, aprire delle ZTL per consentire ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell'ordine di passare e così via. Insomma, questo la città intelligente da un punto di vista tecnico, però dicevamo questo non basta. Dicevamo, vogliamo tornare da Gigi Coro che abbiamo al telefono. Questo, abbiamo sentito questo esempio in cui appunto l'innovazione tecnica sembra risolvere molti problemi che noi abbiamo tutti i giorni quando viviamo la nostra città. Ma basta risolvere il problema tecnico, come dicevamo un po' prima? Assolutamente no, secondo me, anche perché tutto quello che è stato descritto finora è ciò che il mercato offre. È come se noi dicessimo da un concessionario: guardi, non mi dia una macchina con l'aria condizionata, non mi interessa. Oggi l'aria condizionata ce l'hanno tutte, cioè nel senso sta diventando di serie qualsiasi cosa, quindi il lampione intelligente, che è quello che veniva un po' descritto, il lampione con il quale si possa, che ne so, attraverso un pannello solare alimentare il lampione stesso, il lampione deve dare una luminosità solo quando attraverso dei sensori passano dei veicoli, deve offrire un wifi e poi altre 100.000 diavolerie, c'è perché il mercato lo offre probabilmente a basso costo. Tutti i dati che passano da lì sicuramente possono essere raccolti perché esistono tecnologie per farlo, quindi la tecnologia c'è. Se noi guardiamo il nostro palmare, come se oggi dicessimo, visto che il palmare comunque smartphone ce l'hanno tutti, dicessimo no, lo voglio senza fotocamera e GPS, non esiste, cioè tutte queste tecnologie ci sono. Il tema è un altro. Vi faccio un esempio molto semplice che è successo a me, sul quale poi ho scritto anche una volta un articolo un po' critico. Io un giorno ho preso una bicicletta nella mia città ad uno stallo, una di quelle biciclette che vengono offerte del sistema di mobilità intelligente, quindi bike sharing diciamo sostanzialmente. Quella bicicletta, tanto per capirsi, era sotto a un lampione non intelligente. Prendo la bicicletta, arrivo allo stallo vicino a casa mia, lo stallo è completamente pieno, quindi non posso riconsegnare la bicicletta. Che cosa succede? Devo chiamare al numero di telefono la centrale operativa mi dice non so che fare, deve tornare indietro. Ecco, se io avessi applicato invece le tecnologie, primo, sotto copertura di quel lampione doveva esserci il wifi della città, dovevo avere un'applicazione attraverso il sensore della bicicletta e dello stallo e del mio smartphone per vedere se dall'altra parte, dove era la mia destinazione, ci fossero stati almeno 4-5 posti liberi per poter consegnare la bicicletta e avrei deciso se andare in quel posto. L'intelligenza non è data solo dalle tecnologie, è data dalla rivisitazione dei processi, anche secondo queste nuove modalità. E quindi se mancano queste, manca sostanzialmente il buon senso. È come se noi comprassimo, continuassimo a comprare delle tecnologie
cosa che succede spesso anche nel nostro paese, ma non le sapessimo utilizzare. Allora, quando parlo di cittadini, di includere i cittadini in questo processo di coproduzione di quella che è la città, i servizi e le applicazioni della città intelligente, questo è fondamentale prima ancora di fare la cosiddetta messa a terra delle cose da fare. Quindi, insomma, serve un tuning, un adattamento più forte anche dei processi, quindi una diventare smart dal punto di vista dei processi che governano i servizi e le cose che avvengono in città. Assolutamente, poi io sento tantissimo parlare giustamente di quello che è l'IoT, no? L'internet of the things, no? L'internet degli oggetti, tutti gli oggetti scambiano dati, i dati vengono raccolti, ma se nessuno analizza i dati, ma soprattutto, attenzione, non basta analizzare i dati, quindi fare data analysis per predire qualcosa, quindi per non sbagliare di nuovo, ma soprattutto quando si analizzano i dati bisogna prendere delle decisioni. Se le decisioni non vengono prese, perché analizzo i dati e soprattutto perché li raccolgo? Ecco perché dico, bisogna trovare dei luoghi dove persone, istituzioni, aziende, ricercatori, quelli che l'Europa chiama ultimamente i living lab, cioè dei luoghi veri, fisici, dove si discute di queste cose e prima di metterle a terra insieme si conviene su come farle. Questo è il buon senso dentro il contesto. E quindi insomma si ritorna con mettere le persone al centro. Questo insomma assolutamente. Grazie mille a Gigi Cogo, docente di social media all'Università di Venezia, per essere rimasto con noi. A presto. Grazie a voi. Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @Pensatech. E allora seguiteci anche quest'estate, continuiamo questo dialogo digitale sui social network, perché noi ci risentiamo ad ottobre con tante nuove sorprese. E vi aspettiamo anche dal vivo il 5 luglio ai Giardini, alle Serre dei Giardini Margherita, all'interno della rassegna Kilowatt. 5 luglio alle 18, saremo lì. Buona estate, 8 bit a tutti! Ciao!